Buonasera, innanzitutto. In fondo mi sentite, vero? Sì. Bene. Allora, velocemente, Bottega è nata nel 1966, quindi farò una presentazione di circa 20 minuti. Per definizione, in 20 minuti vi racconterò una storia veramente limitata di tutto quello che è successo. Cercherò di darvi la possibilità di uscire da questo incontro con due o tre aspetti importanti, spero. Velocemente vi vorrei dare un minimo di analisi sul settore del lusso, quanto vale in termini di dimensione, ma molto rapidamente. Il settore del lusso, come vedete da questi grafici, ha avuto sì dei momenti di crisi, nei momenti tipici delle crisi economiche, quindi September 11, le SARS, piuttosto che la crisi del 2008 del Lehman Brothers, tuttavia è stato tra i settori che si è ripreso meglio della crisi. Quindi, come vedete, la tendenza di medio e lungo termine è sempre stata decisamente positiva. Per quale motivo il lusso è stato colpito meno di altri settori e per quale motivo tante aziende continuano a investire in modo molto pesante? Perché è un settore che ha una profittabilità decisamente superiore a ogni altro settore esistente oggi sul mercato economico. Vale 172 miliardi di euro di fatturato e ne valeva circa 72 una decina d'anni fa. Quindi una crescita costante, sempre più consumatori sono attenti, grazie anche al fatto che mercati nuovi ed emergenti stanno riempiendo di significato e sostanza questi numeri. All'interno di questi miliardi di euro di fatturato, la parte pelletteria gioca un ruolo importantissimo, circa il 25%, così come l'abbigliamento. Ah, questo non si vede. In questa slide, che era fatta per Macintosh, non per Macintosh ma per altri ausili, si evidenzia come il mercato del lusso più importante rimanga ancora quello americano, gli Stati Uniti, che vale circa 48 miliardi di euro di fatturato. Appena dopo abbiamo il Giappone e, terzo caso, l'Italia. Uno si domanderà come mai l'Italia, così diciamo ridotta in termini numerici, è il terzo mercato del lusso, perché è completamente influenzata da un mercato cosiddetto parallelo, nel senso che molti multimarca esistenti in Italia tendono a fare un acquisto sul mercato italiano o per marche italiane e rivenderle immediatamente dopo in mercati dove il price gap è di un certo tipo. Per darvi un'idea, in generale, non sto parlando di Bottega Veneta, la differenza di prezzo per lo stesso prodotto fra Europa e Giappone oggi è 600 viene il prezzo italiano, 150-160 quello giapponese. Quindi capite che ci sono possibilità di arbitraggio molto forti e in Italia questo meccanismo è stato capito molto prima rispetto ad altri paesi e ne stanno beneficiando. Chiaramente a livello di mercato, di rischio paese, questo evidentemente può essere un problema nel lungo termine, che prima o poi questo price gap, price differential si eliminerà. Velocemente, la spaccatura, la segmentazione nel mercato del lusso delle marche attuali. Bottega Veneta, come vedete, è stata messa non da me ma da agenzie di consulenza esterne, in particolare Bain & Company, come classificata nel top del lusso assieme ad Hermès, Chanel e Christian Dior. Il posizionamento di questo tipo è caratterizzato da grandissima unicità, prodotti per la maggior parte fatti completamente a mano, quindi non industrializzati, ogni prodotto è diverso uno dall'altro. C'è la tendenza ad avere una scarsità di capacità produttiva in generale, perché gli artigiani che la producono hanno altissima manualità, se ne trovano sempre meno, c'è un problema di ricambio generazionale, quindi c'è un problema anche di addestramento di scuole a supporto di questi tipi di competenze. Più si scende, più si vedono player che hanno uno stretching di pricing molto diverso, molto più ampio, per andare fino a Burberry, Coach, Tiffany, eccetera. Sono sempre definiti lusso in questo meccanismo di segmentazione. In realtà non lo sono per niente, nel senso che il lusso by definition non è accessibile e quindi tanto più c'è scarsità, tanto più si può parlare di lusso, altrimenti si parla di moda, si parla di fashion, si parla di prodotto, si parla di collezione, ma parlare di lusso per certi tipi di marche si fa molta fatica, a mio avviso. Poi, se volete, poi possiamo entrare con la dottoressa Righi nella definizione di lusso, perché si possono avere vari aspetti e varie sfaccettature. Uh,
non si vede benissimo. Mac. Per darvi un'idea della dimensione delle aziende più importanti, perché in alcuni casi fa fatica ad ottenere le dimensioni di un'azienda. E le dimensioni sono importanti perché creano immediatamente barriere all'entrata nel settore stesso. Tanto più sei grande, tanto più hai risorse e finanza da poter investire in comunicazione, ma soprattutto diventi molto attraente per i migliori talenti da un punto di vista di risorse umane. Più sei grande, più sei bello, più sei posizionato bene, più sei finanziariamente solido, tanto più sei attraente come azienda per prendere le migliori risorse nell'università piuttosto che nel master. Sto sudando io, ho caldo poi. Non è che sono teso, è proprio caldo. Per darvi un'idea, qui ci sono le varie marche, Louis Vuitton, circa 6 miliardi di euro di fatturato, distribuzione mondiale, marginalità molto molto alta, Gucci circa 3 miliardi di euro di fatturato, marginalità pari circa al 29%, Hermès 2.4 miliardi di euro, non ci sono scritte, sono scritte in quella slide piccolina in alto a sinistra che purtroppo, visto che questo è un Apple, non si vede, ve le racconto, quindi memorizzate, 2.4 miliardi, Chanel 2.2 miliardi di euro di fatturato, per arrivare a Bottega Veneta che è circa 500 milioni di euro di fatturato. 500 milioni di euro di fatturato e poi entriamo un po' in Bottega Veneta, un po' l'obiettivo della serata. Il mio obiettivo della serata. 500 milioni di euro di fatturato e comincia ad essere una dimensione importante, non è parificabile a Gucci, è un'azienda che di fatto non è conosciuta, nel senso che la unaided awareness è pari praticamente a zero, quindi capite, questo è il sogno di ogni presidente, lavora in un'azienda con 500 milioni di fatturato che guadagna il 26% e non la conosce nessuno, quindi tu devi solo fare in modo che la conosca un po' più di gente e i possibili leverage che puoi avere sono infiniti. Questa è la crescita di Bottega Veneta negli ultimi 9 mesi, nel 2010 Bottega è cresciuta del 27%, negli ultimi 9 mesi, dal 30 giugno 2010 al 31 marzo 2011 del 40%, quindi sono cifre, uno dice siamo in crisi, dipende, nel senso che la crisi ha colpito chi era più debole, finanziariamente instabile, non posizionato bene. Chi era posizionato bene, questo voglio dire, i nostri professori ce lo insegnano, ce l'hanno insegnato, Schumpeter diceva durante le crisi i deboli spariscono e quelli forti diventano ancora più forti, prendono market share. Questo è il caso tipico dell'ultima crisi, la crisi è stata fortissima, probabilmente la crisi più forte del dopoguerra, Bottega ne ha beneficiato in modo straordinario, perché cresce del 40, è di fatto la crescita più forte di tutto il settore senza tipo di confronto. Poi se volete ragioniamo sulle ragioni per cui cresciamo del 40% e altri invece crescono del 10%, che è sempre tanto, ma è poco rispetto a un 40%. Questo era solo per farvi vedere, Bottega Veneta fa parte del gruppo Gucci, quindi il gruppo Gucci possiede Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Stella McCartney, Alexander McQueen e Sergio Rossi. Quelle che vedete sono le crescite delle altre marche, Bottega è cresciuta nel 2000, quello che vedete sulla destra, il primo quarter 2011 del 36-37% rispetto a un 16-13-15-14%. Vuol dire che noi stiamo prendendo quote di mercato in un settore altamente competitivo, quindi questo rafforza, perché i numeri di fatto dicono tanto e poco. Dicono tanto perché abbiamo fatto questi risultati senza fare nessun tipo di compromesso sul prodotto, sulla comunicazione o sulle aperture distributive. Potenzialmente potevamo crescere anche del 100% se avessimo aperto ovunque. In realtà apriamo solo nelle location giuste, senza tipo di compromesso, il prodotto se non è fatto perfettamente non lo mettiamo sul mercato e la comunicazione è sempre di un certo tipo. E oggi il mercato paga questo, nel senso che soprattutto nelle crisi è un po' back to basic, tornare ai valori originari del lusso, cioè quindi artigianalità, scarsità, unicità, servizio al cliente al massimo, tutti quelli che cercano di allontanarsi da questi valori a cui si ritorna, del vero concetto di lusso, sono poi attaccati dalla competizione. E questo si è visto, abbiamo casi anche nella nostra città, insomma, di problematiche finanziarie abbastanza pesanti dovute alla crisi. La nostra città, perché sono rubiarese, per cui mi ritengo reggiano, insomma, tra virgolette. Bottega Veneta, velocemente. Ah, vi faccio vedere un video. Se vi interessa, quindi in 10 minuti capite un po' più che cos'è Bottega Veneta, così non la confondete, come dicevo stamattina, con Bottega Verde, nel caso che qualcuno di voi non la conoscesse.
As we prepare to celebrate the 10th anniversary of our relaunch, we decided to create this presentation because it's important for you to understand where we are. Even more importantly, we'd like you to understand how we got here, because ours is an unusual success story. Rather than take you through a timeline, we want to give you a sense of why we do things the way we do. Today, Bottega Veneta's success seems natural. The admiration of editors, the interview requests, the imitation by our competitors, we take it for granted. But when we started in 2001, none of this was inevitable. In fact, to a lot of people, it seemed impossible. Even our name, Bottega Veneta, was a challenge. Thomas Meyer was scheduled to present his first collection in mid-September 2001. After September 11th, the world as we knew it changed. Thomas went through with his presentation in September, but few editors were willing to travel to Milan, and the focus was not on fashion. There was enthusiasm, but very little audience, a situation reinforced by the fact that Thomas waited a full season to speak to the press. At the time, it certainly didn't feel like the best start, but in retrospect, perhaps our quiet start was for the best. The first advertising campaign was launched for fall-winter 2003. Thomas had taken a season to consider how best to communicate Bottega Veneta's identity. Now we had a plan. Our strategy was quiet and unorthodox. Virtually every decision we made ran counter to the conventional wisdom. No logos, no celebrities, limited advertising, a slow, quiet approach to editorial. All this was unheard of. Today, everyone is talking about craftsmanship and individuality. Not then. This was more or less what the world of luxury and fashion looked like in 2001. Logos, celebrities, and it bags. Where we are today. I think every collection is always a move forward. It's the same work. The process is always the same. I like simple, I like quality, and I like less. Thomas Meyer, 2010. The world has changed a lot in the past 8.5 years. Craftsmanship, heritage, and longevity are now priorities in the industry. Call it the death of the it bag or the decline of capitalism. Either way, there has been a dramatic change in the business of luxury. Susie Menkes, 2009. Our competitors have noticed the change in their customers' priorities. All of a sudden, they are staking their claim to heritage and craftsmanship. Our name, Bottega Veneta, means a Veneto atelier. From the start, the artisans were central to the enterprise, and our leather goods are a collaboration between the artisans and the designer. Over the years, Bottega Veneta hasn't changed, although a lot more people pay attention. This was an exciting accomplishment. Bottega Veneta was ranked the most prestigious luxury brand in the U.S. in 2008. So how did we do it? There are a lot of reasons, but really it boils down to our focus on two things, the product and the customer. The press usually emphasizes the fact that Bottega Veneta has no visible logos. For years, that was the big story. But really, what matters even more than no logos is the product and the customer. The name stands for a discreet and consistent genuine luxury combining classicism and eccentricity. It is our duty to make the people and the press dream about our product. Thomas Meyer, in a letter to the company, September 2001. For Bottega Veneta, the product is the hero. The first thing that Thomas Meyer did when he started was to come up with four principles that guide everything we do for every product we make. Those are the four cornerstones. They are fundamental to our brand, and they guide each and every decision that we make. The four cornerstones are: use only the finest quality materials. Make everything by hand with masterful artisanal craftsmanship. Design and produce every object so that it works the way it is supposed to and works well. We call this contemporary functionality. The kabah shown here embodies this notion. It's seasonless, timeless, weightless. It's constantly sought after by the press and clients. It's on the runway every season.
It's unisex, and it's become an icon. And finally, timeless design. Design that transcends trends, looking as good in 10 or 20 years as it does today. Here are some knots that are new and some selected from the archives. Every one of them looks equally relevant today. The other foundation of the brand is the customer. Bottega Veneta is for and about the customer. We design our products to highlight the individuality of the customer. We design our stores not to make a statement, but to make people comfortable. We train our salespeople to offer amazing service. It's all about the individual. This campaign, which Tina Barney shot for the Spring-Summer 2007 collection, illustrates the point. The idea was to highlight different people and personalities that embody the brand and how everything looks different on different people. This is not the industry norm for an advertising campaign, where the focus is usually on one or two models. Defining differences. As Thomas Meyer explained in an interview in 2006, we have a fundamentally different approach to things. We do not engage in marketing. We create and wait for the response of the market. We are more intuitive and organic. We wait for the response of the market. These are big words. The norm is to manipulate the market. Who we are. Bottega Veneta is personal style. It is not fashion. It is contemporary. It is not trendy. It's discreet, not flashy. Confident, not concerned with status. Bottega Veneta is timeless, not classic. It is eccentric, not extreme. It's luxurious, not ostentatious. It is individual pieces, never head to toe. It is iconic, not it. It is handcrafted, never mass produced. It is exclusive, not widely available. Bottega Veneta is sophistication, not costume. It is ebono, noce, and fever, not dark brown, light brown, and red. It is intrecciato, not woven leather. It is Bottega Veneta. It isn't Bottega Veneta. Our inspirations. The Veneto. To the world, we are an Italian company. More specifically, a Venetian company. And that heritage is enormously important to our identity. The traditions of the Veneto, its culture, its values, this legacy grounds us and gives our brand its integrity and authenticity. Collaboration. Almost everything Bottega Veneta does is the result of a collaborative process. The leather goods are a collaboration between the artisans and the designer. The porcelain is a collaboration between Bottega Veneta and KPM. The advertising pairs a great photographer with Thomas and the latest collection. There's always a creative partnership. Collaboration is something we celebrate, in practice and in our branding, and over time it has become another defining element of our brand. No logos, no discounts, no celebrity campaigns. These facts are central to the brand's identity. If a celebrity is photographed wearing Bottega Veneta, it is because they chose our brand for its design, craftsmanship, and quality. Not because they were offered an incentive. We respect the privacy of our customers, famous or not. You will never hear Thomas mention their names to the press. To sum up the various collaborations and the breadth of knowledge and craft available from Bottega Veneta, we put together a small video segment. Il video si interrompe senza volerlo, ma ho avuto lo stesso problema stamattina.
La ragione per cui vi ho fatto vedere, era quasi finito, terminato, la ragione per cui vi ho fatto vedere questo video è perché in effetti molto spesso le immagini danno un'idea molto più chiara di un posizionamento di un brand rispetto a quello che uno vi possa raccontare e dei numeri che vi possa raccontare. Quello che è peculiare di tutto quello che avete visto, a mio avviso, è il fatto che il tipo di approccio al mercato rispetto a qualunque altra azienda del lusso è completamente unico. Il tipo di advertising, il tipo di approccio al cliente, il tipo di approccio alla collezione. C'è una tendenza in generale a cercare di fare borse o articoli che vadano una stagione o che diventino, perché portate da una celebrity, il prodotto del momento. Bottega ha sempre cercato di evitare tutto questo, di fare dei prodotti che durassero nel tempo, fossero completamente timeless e quindi ci permettessero di avere una riconoscibilità del prodotto legata al brand. Brand che, come vedete, non ha nessun tipo di logo chiaro esterno. L'unica cosa che è riconoscibile di Bottega Veneta da un punto di vista di design è la parte intrecciata, ma in realtà nessun tipo di nome è posto sui prodotti. Prima vi raccontavo un po' la crescita di Bottega. Come avete capito, l'artigianalità è l'elemento chiave di tutto il percorso produttivo e di posizionamento di Bottega Veneta. Crescendo del 40%, il vero problema che affrontiamo oggi è trovare forza produttiva, trovare artigiani in grado di produrre i nostri prodotti. Quindi vorrei toccare un punto di tutto questo, poi fate le domande che credete, si possono vari aspetti, distribuzione, mercati, nuovi consumatori, eccetera. Un aspetto che invece vorrei sottolineare stasera è l'importanza per Bottega del Made in Italy, Made in Veneto in modo più ristretto, perché crediamo che un certo tipo di artigianalità, di conoscenza del prodotto, possiamo ritrovarla solo in certe realtà che hanno imparato con il tempo a seguire e interpretare il pensiero di un direttore creativo particolarmente talentuoso come Thomas Meyer, come avete visto nel video stesso. 7-8 mesi fa ci siamo interrogati su come trovare capacità produttiva. La possibilità di delocalizzare, andare in Cina o in qualunque altro posto non è mai stata un'opzione. È sempre stato un discorso dove andare in Italia e trovare quali laboratori che potessero produrre Bottega. Abbiamo cercato di fare una scelta abbastanza innovativa e diversa. Nel Vicentino, storicamente, c'è una base storica di grandissima tradizione orafa e di grandissima tradizione tessile, che negli anni, per una serie di motivazioni, delocalizzazione all'estero o crisi di mercato, ha fatto sì che tantissime persone con grandissimo talento manuale stessero a casa. Nel Veneto, in particolare nelle zone montane, la disoccupazione femminile raggiunge quote del 90%, quindi a livelli particolarmente drammatici, e persone di grandissimo talento, ripeto, manuale e artigianale. Quindi l'idea che ci è venuta è stata quella di dire: bene, siamo di Vicenza, siamo nel Veneto, cerchiamo di legarci al territorio. Credo che da un punto di vista di vantaggio competitivo, per realtà come la nostra, di grandissima eccellenza, radicarsi nel territorio sia nel lungo termine quello che possa avere un aspetto vincente. Quindi abbiamo approcciato il governatore del Veneto, Luca Zai, presidente della provincia di Vicenza, abbiamo cercato di capire come potessimo creare qualcosa che non solo fosse di utilità sociale, quindi fosse un social sustainability, ma che ci potesse dare capacità produttiva specializzata. In 4 mesi abbiamo creato una chiamata cooperativa montana femminile, dove noi abbiamo favorito, tramite l'acquisto dei macchinari, quindi lo start-up dell'azienda stessa, dove le persone, le donne, sono socie. Inizialmente 18 persone basta, oggi ne abbiamo 32, ne stiamo facendo un'altra di cooperative. Quindi la scelta che abbiamo fatto in termini di trovare capacità produttiva è stata abbastanza diversa e innovativa. Non siamo andati a cercare nel settore specifico di competenza, ma in quelli contigui. Abbiamo fatto assunzione, abbiamo fatto selezione, abbiamo fatto training, perché ci vuole del tempo per capire e comprendere il modo di fare il prodotto Bottega Veneta. I risultati sono straordinari, la velocità di apprendimento di queste persone, proprio per la loro precedente formazione, ha fatto sì che raggiungessero livelli di efficienza abbastanza inaspettati. Il modello lo stiamo replicando in tutta l'area vicentina, e l'idea era veramente, all'inizio, era quella di
ricreare una sorta di distretto artigianale che poi negli anni '80 è stato la chiave di successo dell'economia italiana, nel carpigiano per il tessile, nel sassolese per la ceramica, che piano piano sono stati sostanzialmente distrutti per una serie di motivazioni, delocalizzazione, ma anche pochissima attenzione da parte dell'autorità per cercare di favorire l'eccellenza e non cercare solo un vantaggio competitivo di costo, che perdiamo in partenza, non possiamo mai competere a livello di costo con qualunque altro tipo di mercato emergente, quindi possiamo vincere solo con l'eccellenza e con la qualità. Quindi la scelta che abbiamo fatto è stata una scelta completamente diversa. E per noi diventa quello la cardine della comunicazione. Comunichiamo la qualità, l'eccellenza, mai la parte fashion di bottega che pure esiste, non la parte moderna di bottega che pure esiste, ma comunichiamo dei valori che rimangono nel tempo, il ritorno veramente al vero lusso, che sono poi i valori che contraddistinguono Bottega Veneta. Ci sono altri aspetti che potrei toccare, poi il tempo qua è abbastanza limitato, quindi preferirei spostare l'argomento in discussione con la dottoressa Righi, che probabilmente avrà qualche cosa da aggiungere. Cosa che cominciamo in discussione o dibattito.